Siamo qua per chiedere che questa giunta la smetta di essere invisibile e si mostri chiaramente e ci dia delle risposte. Qua in questa piazza c'è il mondo delle donne, c'è il mondo delle lotte femministe, ci sono degli spazi che stanno rischiando la chiusura. Roma c'ha tra i primati della storia delle donne, quello veramente di avere già al femminismo e poi ha continuato a creare dei punti molto forti di spazi, di luoghi, di protagonismo delle donne. E subentrato questa visione economicistica di tutela soltanto della finanza pubblica, che ha praticamente stroncato la base di quello che era il valore di questa storia di riconoscimento politico da parte anche delle istituzioni pubbliche delle donne. E questo è ancora più aggravato con questa giunta. Non si può cancellare i corpi, le passioni delle donne che stanno pure dall'altra parte, le operatrici, che ci mettono tanto per prepararsi, che con passione, appunto, lo ribadisco, si preparano per lavorare nei centri antiviolenza, nelle case rifugio, per sostenere le donne, per sostenere loro stesse. Quanti sono le case che a Roma rischiano di essere i luoghi? Perché la casa internazionale è una cosa, ci si esca è un'altra, cioè ognuno c'ha, poi ci sono degli altri luoghi dove le donne hanno dato servizi, eccetera. Quelli che sono tanti, adesso saranno una decina, va bene. Questo significa che gli spazi delle donne non sono solo centri antiviolenza, non sono solo luoghi di dolore, sono luoghi di libertà, sono luoghi di creatività, sono luoghi di piacere, non si possono toccare, sono gli unici luoghi in cui noi possiamo portare avanti le nostre pratiche femministe e li dobbiamo difendere. Noi abbiamo un debito, ma noi non ci riteniamo un debito, noi ci sentiamo addirittura, se vogliamo parlare, al contrario. E allora quel debito che cosa dobbiamo fare? Voi avete un debito contabile, noi riteniamo che abbiamo un credito enorme fatto di servizi, di cultura, di manutenzione, si fa pare fatta e si riparte con delle regole più accettabili. Quindi capovolgere questa logica, come dire, bassamente, diciamo proprio in conti,